in particolare e di quello che riguarda le nostre architetture e diciamo, gli oggetti meravigliosi che adornano e adornavano soprattutto le nostre grandi chiese e basiliche. L'architetto D'Antonio, che noi conosciamo come esperto di storia, come grande storico della nostra zona, particolarmente diciamo, approfonditamente esperto soprattutto anche di ambiti celestiniani, se posso usare questo termine, ma che in questa situazione diciamo, potrà darci qualche elemento in più su quello che è il meccanismo della scoperta che purtroppo per fortuna, mettiamola così, grazie a questo disastro di 10 anni fa, stiamo recuperando nella conoscenza molto più approfondita del passato dei nostri grandi monumenti e delle nostre opere e comunità esterne. Vice sindaco e coordinatore del Comitato per Donanza, il dottor Raffaele, l'avvocato Raffaele Daniele, che ci onora della sua presenza questa sera. Saluto anche l'assessore Aquilio, che è qui con noi questa sera e che partecipa a questa riunione come vicepresidente del Comitato per Donanza. Monsignor Orlando Antonini, tutti presenti, credo siamo qui per lui, insomma, perché oggettivamente per noi è una voce di questa comunità che ferita, che in maniera assolutamente resistente da questo punto di vista in 10 anni ci aiuta a riscoprire giorno per giorno una pietra in più e a rimetterla al suo posto, e oggi avremo modo di approfondire questo suo ultimo lavoro. Con noi sono due grandi amici. Un amico di Castelli, il professor Domenico Verdone, che noi aquilani magari conosciamo poco, ma che io ho avuto l'onore e il piacere di frequentare in questi anni, una persona di grandissima cultura e che ha contribuito negli anni a seguire, favorire, sostenere gran parte dell'editoria culturale della nostra regione e che ha desiderato offrire questo progetto culturale come un momento ulteriore di collaborazione alla rinascita della nostra comunità. Domenico Verdone per me ormai è un amico e io ne sono onorato della sua amicizia, perché ci siamo conosciuti in una Castelli anch'essa ferita, colpita poi dal terremoto successivo e che al suo interno ha iniziato a rinascere proprio da quelle ceramiche che ne hanno fatto la sua più antica tradizione. E qui, come dire, il codice della bellezza è quello che ci unisce, cioè il fatto che si rinasce dalla nostra storia più antica e meravigliosa. Vicino a me un carissimo amico, grazie al quale in qualche maniera siamo qui oggi tutti noi, il dottor Marco Zaccarelli, un amico di tanti anni che ha condiviso con noi anche periodi pre-terremoto in questa città e che ha desiderato, come dire, fortemente il progetto della mostra di Bard, fino ad esserne il coordinatore e l'effettivo diciamo, costruttore di un progetto di relazioni con una regione che a noi appare tanto lontana, ma che nella realtà, grazie alla quale, e in particolare ai vigili del fuoco di quella regione, piuttosto che ai volontari di protezione civile, abbiamo salvato le mura urbiche della nostra città. Non dimentichiamo. Qui siamo nell'anno del decennale e dobbiamo ricordarci ogni giorno che noi siamo qui perché l'Italia e il mondo ci hanno aiutato ad essere qui, altrimenti sarebbe molto più complicata la nostra vita quotidiana. In questo atto di generosità, diciamo, Marco ha inteso diciamo, costruire un filo di amicizia molto sottile, molto complesso, che ha coinvolto le sovrintendenze, la struttura museale aquilana e la curia vescovile, nell'idea di voler recuperare, l'idea di voler recuperare una serie di opere di straordinario valore che via via in corso di restauro, e soprattutto costruire una collezione temporanea, se vogliamo, che potesse portare la nostra città in un'altra dimensione. Quindi in questo senso io credo che questo sia il quadro degli amici che abbiamo qui intorno al tavolo, e la parola ora la passerei al vice sindaco per i saluti di rito. Prego. Grazie. Jingle. Io sono particolarmente onorato
di poter fare i saluti istituzionali qui e di dare e di poter ospitare un evento nella casa comunale, quindi di essere tra virgolette indegnamente in questo momento il padrone di casa per poter ospitare una manifestazione, una presentazione così importante di un volume che, come ricordava precedentemente Massimo, è strettamente collegato a un altro che ha scritto Monsignor Antonini, sempre sul, sulla, proprio sulle opere della, della mostra di Bard. Io mi associo preliminarmente, mi perdonerete, ai ringraziamenti a Marco Zaccarelli, la cui sensibilità e la capacità hanno permesso che anche in Valle d'Aosta ci potesse essere un pezzo dell'Aquila, della storia dell'Aquila. Tutto il patrimonio artistico del XIII, XIV secolo è tutto legato all'arte sacra, pertanto è molto importante, l'arte sacra è al centro ed è molto importante avere qualcuno che la conosca e la divulghi. Monsignor Antonini, io sono assolutamente convinto che nei secoli a venire sarà una voce autorevolissima come lo era Buccio d'Aranallo e raccontava l'Aquila del 300, allo stesso modo le generazioni future conosceranno la bellezza e la storia del nostro territorio attraverso i suoi scritti, che sono sempre assolutamente credibili, minuziosi, frutto di uno studio molto accurato, che tante volte ha messo anche in discussione quelle che erano le credenze precedenti e dimostrato di avere ragione, quindi è proprio uno storico di altissimo livello, e questo ci onora particolarmente, a me onora come rappresentante di questo territorio e come istituzione. Di questo volume la cosa che mi è piaciuta molto, io parlo mio lato subequano, ecco, io se c'è una cosa che condividiamo è sono origini subequane, io sono di Fagnano, sua eccellenza di Villa Sant'Angelo, e lì vedo che c'è mette nel suo volume allo stesso piano quasi, cioè parla della chiesa di San Bernardino, di San Marco, di San Massimo, ma anche di quella di Beffi, ma anche di quella di Stiffe, che sono più o meno delle nostre, e questa è una cosa bellissima, quando c'è un'opera divulgativa di questo livello, che vede anche, tra virgolette, delle chiese minori, però comunque trattate con la stessa dignità con la quale poi si trattano quelle maggiori, io credo che questa sia la cosa più bella e che rende maggiormente giustizia a un territorio che ha una ricchezza diffusa. Comunque adesso non voglio togliere altro tempo perché siamo qui tutti quanti per ascoltare Sua Eccellenza, non me, e quindi non posso fare altro che augurare a tutti quanti un buon lavoro, grazie. Anche perché credo oggi abbia addosso anche la rappresentanza delle istituzioni per le quali diciamo, sta operando attraverso questo progetto. Prego. Sì, io ringrazio dei ringraziamenti, però nessuno fa nulla da solo e quindi io devo portare innanzitutto i saluti dell'Associazione Forte di Bard, del direttore e del presidente. L'associazione ha promosso la mostra dedicata all'Aquila, ai tesori d'arte tra il XIII e il XVI secolo, quando gliel'ho proposta, e oltretutto la mostra a Bar, che sarà a Bar fino a metà novembre, ha inaugurato a Bar un nuovo spazio espositivo all'interno del forte appena ristrutturato. Però la mostra è nata anche con il fondamentale apporto della diocesi dell'Aquila, della sovrintendenza e del Museo Nazionale Munda, da cui provengono, diciamo, in parti uguali le opere esposte in mostra. Opere che sono, tra virgolette, solo 14, ma è stata una scelta di altissimo livello e quindi una selezione che permettesse davvero uno sguardo d'insieme su questi tre secoli importantissimi per l'arte aquilana.
il rapporto con Bar non deve sembrare poi così strano, perché appunto il rapporto della Valle d'Aosta con l'Aquila e il terremoto aquilano si era espletato attraverso l'opera dei Vigili del Fuoco Ostano, che sono stati qui subito dopo il terremoto per lungo tempo, della Protezione Civile Ostana, e anche attraverso la folta rappresentanza della famiglia abruzzese molisana nel Piemonte e Valle d'Aosta. E la mostra è una mostra dedicata a opere d'arte e consideriamole come a dei contenuti di che cosa? Di contenitori che sono le chiese e i monumenti che le ospitavano. E in mostra, non essendo una mostra d'architettura, mancava questa parte. Monsignor Antonini è l'autore di uno dei saggi in catalogo e con lui si era riflettuto sulla necessità e sulla sua proposta di illustrare meglio questi, chiamiamoli, contenitori di opere, cioè le chiese da cui le opere provenivano, anche se alcune di queste opere sono in museo da tempo e non sono più nelle chiese originali. E quindi è nato questo progetto in parallelo del libro che Monsignor Antonini ha realizzato e che è in coppia con il catalogo della mostra. Abbiamo la storia architettonica delle chiese da cui provengono le opere in mostra e abbiamo le opere in mostra, opere che sono state tutte restaurate dopo il terremoto, hanno subito danni più o meno diversi, più o meno gravi. In ogni caso l'opera di restauro ha anche permesso di recuperare delle opere di altissimo livello, anche correggendo, diciamo, alcune datazioni o alcune attribuzioni, perché molte di queste opere, soprattutto le sculture, erano state nei secoli successivi pesantemente ridipinte e quindi questo ne impediva una corretta lettura. Detto questo, posso solo passare la parola ringraziando la città dell'Aquila, che è un altro degli attori principali di questo progetto di mostra, e Monsignor Antonini per quanto ha realizzato. Nel team vorrei passare la parola all'altra parte del tavolo. Questo ha riguardato grandi nostre basiliche e grandi monumenti, il Duomo, dell'Aquila, Collemaggio e tanti altri, se lei vorrà elencare qualcuno. Alcune di queste sono anche queste chiese che sono citate nell'opera di Monsignor Antonini. E quindi mi rendo conto che per Giovanna è anche un ripercorrere per un attimo dei momenti non semplici, in cui non c'è solo il lavoro, ma c'è anche una tensione emotiva e un affetto per questa comunità straordinaria. Parlare, mi è sempre difficile parlare di quello che mi chiedi tu, perché non è stata una scelta, era una necessità. Io avevo già avuto i rapporti col terremoto dell'Umbria. E il nostro
nostro ministero ha deciso che quando ci sono stati dei colleghi che sono morti ad Assisi, tutti vi ricorderete, il soprintendente non dava disponibilità dei suoi funzionari, aveva ragione, si era spaventato, e quindi hanno inviato noi abruzzesi a fare questo lavoro. Devo dire, se io non avessi imparato in Umbria, in paesi che conoscevo perché guardati sui libri ma che non mi appartenevano, io non sarei mai riuscita a lavorare all'Aquila. Lì ho potuto fare la scuola perché ero al di fuori, entrare in una casa era entrare in una casa condivisa, sì, con delle persone, con tutto quello che ti può dispiacere, ma estranea alla tua vita. Se io non avessi fatto quell'allenamento non sarei potuta entrare in città. 8 di aprile, primo monumento Colle Maggio, abbiamo lavorato a Colle Maggio dall'8 di aprile al 13, e via dicendo fino all'anno successivo abbiamo fatto questo lavoro. Vi ripeto, per me era una necessità, perché nel tempo ho studiato, mi sono appassionata a studiare i significati delle cose. E sapete, nel mondo della cristianità, se tu vai ad approfondire i significati delle cose, incontri i grandi temi della religione, incontri la spiritualità. E era questo il senso dell'andare a recuperare. Perché? Perché nulla andasse perduto. Io ci avevo in mente una frase del Vangelo di Giovanni, quando diceva, Cristo diceva, raccogliete tutti i frammenti perché nulla vada disperso. Benissimo, abbiamo cercato di raccogliere anche l'ultimo frammento possibile, individuabile. Aver raccolto ci ha dato tante soddisfazioni. Io avevo la città in diretta, vedevo i mutamenti giorno per giorno, girando per le strade, le risistemazioni, sparivano le macerie di mezzo alle strade, e mi rendevo conto che ero in un punto privilegiato, perché mentre gli altri non potevano vedere, io vedevo tutti i giorni quello che accadeva dentro. Torniamo al discorso spiritualità, perché è questo che ci interessa. È fondamentale, credo, capire che nella costruzione, nell'edificazione di una chiesa ci sono momenti diversi, che esiste un contenitore che è già espressione di ciò che contiene. Il contenitore di un sacro ha mille segni, porta mille segni del sacro e mille segni del pensiero di quel momento, di quello che la Chiesa ci vuol mostrare, di quello che la Chiesa può farci capire. All'interno c'è un patrimonio che poi ci accompagna di immagini, di sculture, di oreficerie, di tutto ciò che appartiene alla decorazione, che ci accompagna su un percorso che è quello dell'insegnamento, dell'evolversi nel tempo dell'insegnamento, e quegli oggetti dentro il loro contenitore sono perfetti. Ci sono mille motivi per dover portar via, motivi di sicurezza, motivi infiniti, o non esiste più il contenitore per cui si porta via. Ma immaginatevi, il vostro album dei ricordi, vi sparisce un pezzo. E è difficile. Vi accorgete che quando sparisce quel pezzo è come se andasse via un pezzetto di voi. Esattamente questo succede quando noi allontaniamo un pezzo. Anche per un motivo preciso, la lettura di quel pezzo fuori diventa più complessa, diventa più difficile.
Allora, il ponte che abbiamo tentato di gettare è proprio questo, farci capire come territorio è espresso sia nel contenitore, sia nel contenuto delle nostre chiese, sia nel nostro vissuto di fede. Questo è il cammino che noi abbiamo tracciato. Io inviterei appunto a contribuire l'architetto Maurizio D'Antonio, che è profondamente immerso nelle fasi diciamo precostruttive, di ricerca, di studio, di analisi e poi nelle fasi costruttive in questo momento di opere estremamente importanti per la nostra comunità. Ha sottolineato il vice sindaco con chiarezza questo piccolo ma molto importante progetto editoriale genera un principio di pari dignità fra le grandi basiliche alle quali per le nostre domeniche rispetto alle cosiddette piccole chiese minori o basiliche minori del nostro territorio, che è un territorio vasto che ha partecipato secolarmente alla costruzione e alla ricostruzione della comunità aquilana in modo costante. E credo che queste tracce, credo architetto, siano tracce importanti per poter ridefinire realmente la storia e per poter trasferire elementi di storia alle nostre generazioni future. Devo dire che questo, quello che ci meraviglia, l'aver messo sullo stesso piano, diciamo, le chiese di grande importanza come San Bernardino, come la cattedrale, accomunate a chiese più piccole di Capitignano, di Pizzoli, eccetera, in realtà nasce da una gerarchia che ci siamo costruiti noi oggi di queste chiese. E in origine non era così. In origine queste chiese erano le chiese dei castelli che hanno concorso alla fondazione della città. Quindi hanno realizzato all'interno del centro urbano un gemello, diciamo, della chiesa di origine, che era dimensionato sulla popolazione che veniva a trasferirsi all'interno del centro urbico. Quindi avevano in origine, dovevano avere tutte le stesse dimensioni, a seconda della popolazione, quindi erano sostanzialmente equiparate. Facevano eccezione a questo discorso le grandi chiese dei conventi e dei monasteri, quindi San Bernardino, quindi Collemaggio, quindi altre chiese di origine conventuale. Ora, Monsignor Antonini ha contribuito alla ricostruzione della storia e anche di quel processo di definizione del processo ricostruttivo, di come ricostruire la città, con varie pubblicazioni dopo il 2009, alla quale in parte ho partecipato pure con qualche presentazione. La prima è stata la ristampa dei volumi dell'architettura religiosa aquilana, subito dopo il sisma, che è stato a mio avviso un contributo estremamente importante, perché rimetteva al centro della questione la storia costruttiva della città e delle chiese. E infatti, nella redazione dei progetti di ricostruzione e di riparazione dal sisma, le norme del Ministero dei Beni Culturali impongono che venga fatta una ricerca storica che sia di base, che sia il momento di partenza per la definizione dell'intervento. E quindi qualunque intervento, sia a scala urbana, sia a scala singola del singolo edificio, non può prescindere dalla storia. E quindi è sulla storia che trova l'origine e il modo di svilupparsi. Ignorare e sottovalutare la storia significa rischiare di compiere degli errori sia in fase di progetto sia in fase di redazione, di esecuzione dei lavori. E quindi il volume di Antonini l'architettura del Giuseppe Milano è stato di fondamentale importanza in quel momento per mettere al centro questo discorso della storia e anche per fornire
quelle informazioni di base che poi sono servite ai progettisti per approfondire il discorso e sviluppare gli interventi di restauro. Altro volume che secondo me è stato importantissimo è quello dell'Aquila Nuova dell'Itinerario di Nunzio. Quello è un volume particolare che ha posto al centro del discorso non il dov'era e com'era, ma il meglio di com'era. Quindi ha proposto delle soluzioni ed è stato forse uno dei pochissimi, se non l'unico intervento che ha proposto dei modelli di ricostruzione che fossero alternativi. Quindi ha avuto l'enorme pregio di porre al centro, di mettere al centro il dibattito questa questione. Il libro di oggi invece, che si presenta oggi, è un libro completamente diverso, nel senso che vuole raccontare la storia e l'architettura di queste chiese da cui provengono le opere d'arte. E come è già stato detto da più persone, è chiaro che le singole opere non possono essere considerate a sé stanti se non vengono ricollocate in qualche modo nel contesto di origine. Ora però il contesto di provenienza di queste chiese non è sempre possibile apprezzarlo, perché ben 5 di queste chiese che sono trattate nel volume sono scomparse e fanno parte però della nostra storia, sono Santa Maria di Bagno, San Lorenzo di Pizzoli, San Benedetto di Arischia, Santa Maria ad Paradisum di Pizzoli. Sono chiese che non sono state ricostruite dopo il terremoto del 703, quindi un patrimonio che noi abbiamo perso con i precedenti terremoti. Oppure sono state demolite nel corso del Novecento, come San Silvestro di Sivignano, per esempio. Le altre chiese sono chiese del contado, chiaramente quelle che si faceva riferimento sono chiese sostanzialmente minori, almeno considerate minori oggi, come Sant'Antonio di Stiffe, San Donato a Forcella, San Michele Arcangelo di Beffi, San Sebastiano a Collimento di Lucoli. E poi ci sono le grandi chiese aquilane, come San Bernardino, San Massimo e Giorgio, quindi la cattedrale, Sant'Agostino e San Marco, che sono chiese proprio del centro storico dell'Aquila. Molte di queste chiese sono state trattate già in precedenza di pubblicazione di Monsignore, però ce ne sono alcune che non sono state trattate, sono la maggioranza, e quindi questo volume è un ulteriore contributo alla ricostruzione della storia religiosa della città. Sono, come si diceva, chiese molto diverse tra di loro, sono per le dimensioni, per le funzioni, per il contesto, però hanno in comune un elemento, sono tutte chiese che hanno subito rifacimenti ripetuti nel tempo, aggiornamenti stilistici e funzionali, e raccontano praticamente un territorio che è stato ripetutamente colpito dai terremoti. Quindi presentano una stratificazione di murature, di elementi architettonici, di opere d'arte, a volte pregevoli, molto pregevoli, inserite in corpi edilizi che sono di grande respiro in qualche caso e di edifici che hanno perso, per l'incuria e per interventi avvenuti nel Novecento, hanno perso quella valenza architettonica che aveva in origine. Mi riferisco in particolare a San Donato a Forcella e a San Sebastiano a Collimento, che hanno perso molte caratteristiche originarie che loro avevano. La chiesa forse più importante ed è l'unica tra tutte queste trattate nel volume che è stata restaurata è quella di San Bernardino. Ora, di San Bernardino il Monsignor Antonini ne ripercorre la storia chiaramente, ed è sempre molto attento chiaramente a cogliere tutte quelle che sono gli elementi di novità, e durante i recenti lavori di restauro sono emerse alcune novità importanti che Monsignore pubblica per la prima volta. È stato per esempio trovato all'interno della chiesa, nella zona absidale, un dipinto quattrocentesco che non si conosceva, che era collocato dietro il grande telo del Mittens. Non so se lo conoscete, il grande telo del Mittens è un dipinto di 52 metri quadrati, una tela immensa che è stata dipinta in chiesa nell'anno 1600
dal Mites stesso su una scaletta a forbice, quindi con una grande capacità manuale e pittorica. Togliendo questo grande telo che è stato tolto da lì per la prima volta, dal 1703, nel momento in cui era stato collocato in quella posizione, si è scoperto la presenza di questo affresco sottostante che il Museo di Anatomia Pubblica ne riporta la fotografia. Quella è stata, devo dire, è stata un'operazione estremamente complessa, perché spostare un telo di 52 metri quadrati, praticamente un piccolo appartamento, dalla parete e riportarla è stata un'operazione estremamente difficile, perché non si potevano tra l'altro rimuovere tutte le opere d'arte che erano limitrofe. Altra novità che è emersa durante le ore di restauro è quella del restauro della cripta, di cui il Monsignor Antonini parla. La cripta era stata deposito della tomba di San Bernardino dal 1472 fino al 1505. E poi gli aquilani avevano gusti differenti da un punto di vista artistico, quindi hanno deciso di costruire il mausoleo, quello che oggi vediamo, il mausoleo di San Pietro dell'Aquila, e quindi hanno demolito questa sepoltura primitiva di San Bernardino. E altra cosa che il Monsignor riporta di San Bernardino come novità è la ricostruzione del lato sinistro su via Giacomo della Marta della chiesa, che è una facciata laterale estremamente articolata, che in origine aveva una serie di cappelle che oggi sono tombate da un tetto in cemento armato che le occulta completamente. E quindi non è stato possibile riportarle alla luce per tutta una serie di ragioni. Ma Monsignor Antonini ne ricostruisce praticamente l'aspetto e quindi fa vedere com'era questa chiesa, che doveva essere veramente spettacolare e unica, con questa sequenza di cappelle che emergevano dal corpo longitudinale della chiesa. Quindi è un'architettura veramente spettacolare. Ora, chiaramente l'immagine che noi abbiamo di questo insieme di chiese, che è un campanario, è un'immagine comunque in ogni caso parziale, anche se estremamente significativa, dell'architettura aquilana. È un'immagine parziale perché appunto sono solo 13 edifici, ma Monsignor Antonini completa questo quadro attraverso l'ultimo capitolo del volume, che è quello dedicato alla sinossi dell'architettura aquilana, nel quale riassume la storia evolutiva dell'architettura aquilana e quindi ricolloca questi esempi in un contesto molto più ampio della storia. E anche qui c'è un'altra novità, quella relativa alla facciata di San Domenico, di cui Monsignor Antonini riporta una ricostruzione. Pensate che la facciata del transetto di San Domenico, che noi siamo abituati a vedere a terminazione piana con un tetto sporgente assolutamente incongruo, in realtà era cospidata, quindi era a timpano. Si è potuto appunto ricostruire questo, il Monsignor Antonini ne pubblica una immagine ricostruttiva esattamente di com'era. Quindi il volume di Antonini non rimette al centro solamente la storia e l'architettura di queste chiese importanti da un punto di vista del rapporto con le opere d'arte che sono a Bath, ma aggiorna quello che è il processo evolutivo della storia dell'architettura aquilana con questa edizione della sinossi. E oltre appunto a raccontare queste novità, tra l'altro non dimentica nemmeno quelle architetture che potevano essere, che non sono state, come la cupola della chiesa della cattedrale, che ci rimanda di nuovo al volume dell'Aquila Nuova del Nunzio, dove il tema è ampiamente trattato. E quindi io, in sintesi, posso dire che questo nuovo libro di Monsignor Antonini è un ulteriore contributo importante, secondo me, alla ricostruzione della storia dell'architettura aquilana. Prima di passare la parola a Monsignor Antonini, un doveroso intervento da parte di
appena è stato prodotto, e quello che mi ha molto colpito è sia facendo un po' la modalità di approccio editoriale del professor Antonini, ma anche l'attenzione Bertone, il corredo fotografico dei segni di ricerca che c'è all'interno, cioè anche da un punto di vista, consentitemi, dei meno colti, costituisce questo un prodotto che ha un approccio di carattere didattico, no? Per cui anche il lettore meno esperto nell'architettura e nell'arte sacra può scendere dentro a queste pagine e navigare anche attraverso i secoli grazie a un filologico che in alcuni capitoli in particolare descrive questi ambiti in maniera molto chiara. C'è un principio di raffronto, per cui a fronte delle immagini ci sono dei testi molto chiari, e tutto questo secondo me potrà anche auspicabilmente diventare un pezzo della didattica della nostra comunità, quindi in questo caso l'appello va alle istituzioni locali perché possano introdurre questi elementi all'interno della formazione scolastica della nostra comunità. Noi abbiamo bisogno di riappropriarci della nostra storia, ma abbiamo questa ulteriore grande occasione, cioè di farlo anche con degli strumenti editoriali nuovi. Quindi io passo la parola a Domenico Verdone magari per un piccolo intervento, perché credo che abbia vissuto questi mesi con una certa intensità proprio nel voler produrre un prodotto che funzioni. Grazie. Devo dire un grazie di cuore all'opportunità che l'amico Massimo concede in questa situazione. Hai un grazie che va esteso all'Aquila, alla città dell'Aquila, nella sua interezza. E città con la quale, come operatore culturale, nel senso più banale del termine, cioè editore e quindi produttore di libri che se hanno soggetti interessanti, diciamo graditi dai destinatari, dal pubblico e comunque apprezzati dal mondo che legge i libri, diciamo dalla cultura generale, sociale, e perché la città dell'Aquila da ormai 30 anni mi ha fornito molti spunti e contenuti editoriali di grande interesse, e non posso fare a meno di ricordare che i primi passi della mia attività editoriale li ho compiuti con il CAI dell'Aquila. CAI dell'Aquila, che era il CAI di Alessandro Clementi, che è diventato uno degli autori che ha pubblicato con Andromeda, allora la mia casa editrice, nell'arco di ben 20 anni. E il mondo culturale aquilano, che è ascrivibile a una dimensione non territoriale. Il territoriale vale solo come orgoglio di vicinanza, ma non come valutazione di merito. La cultura aquilana è sicuramente una cultura europea, per lo spessore dei suoi prodotti, per le personalità che l'hanno espressa e costituita, per i livelli dei temi che hanno affrontato anche in termini di realizzazione, di strutture, di l'Istituto di Fisica Nucleare, credo sia un fatto locale. E nella mia avventura editoriale mi è capitato di avere rapporti con la cultura aquilana declinata ai livelli europei.
E allora ho due pubblicazioni di ricerche condotte nell'Istituto di Fisica Nucleare, ho più di una pubblicazione frutto delle università, l'Università, la Facoltà di Scienze dell'Aquila, e ho anche editato la monumentale opera di Marcello Vittorini, recupero e riqualificazione del Comitatus Aquilanus, in cui l'intervento di Monsignor Antolini era già un passaggio di livello altissimo, recuperato dai tre volumi del Comitatus Aquilanus, sempre a firma di Monsignor Antolini, recupero e riqualificazione delle chiese extramenia della città dell'Aquila. E poi altre pubblicazioni sicuramente importanti che mi hanno legato all'Aquila e ai personaggi di maggior rilievo della cultura aquilana: Raffaele Colapietra, Alessandro Clementi già ricordato, e purtroppo scomparsi. E vabbè, su questa scia di interesse per l'Aquila profonda, l'Aquila colta, l'Aquila delle grandi imprese in tutti i campi, continua la mia attività editoriale. E in questo percorso di approfondimento e di conoscenza del prodotto culturale aquilano, non dico prodotto culturale aquilano perché i campi di interesse sono estesi e diversificati ovviamente, ma quello specifico dell'architettura sacra, in particolare comunque dell'architettura dell'Aquila, quella identità che fa dell'Aquila una delle città più belle e più identitarie d'Europa, mi permetto di paragonarla, ma non è una aspirazione, è una o un'illusione, è una, per me è una constatazione. In Italia una comparazione con l'Aquila forse meriterebbe di essere fatta con Firenze, per la qualità dei suoi prodotti, per la bellezza della sua, dei suoi monumenti. Una città che ha vissuto, sta vivendo il dramma di un terremoto devastante. E però io credo che, e questa la ragione del mio lavoro editoriale, di rendere omaggio all'Aquila, perché in virtù della sua cultura, in virtù della generalizzata e profonda, appartiene al tessuto sociale dell'Aquila, e si operano miracoli di recupero, di ritorsione nei confronti della tragedia del terremoto, ma a un livello di altissimo recupero, che va testimoniata, scritta e tramandata. E allora in questo percorso di documentazione, di testimonianza di ciò che l'Aquila ha fatto, ha vissuto, di ciò che sta vivendo e di ciò che andrà a vivere, quindi il dramma del recupero dopo il terremoto, ci spinge a una nuova iniziativa editoriale
però di, assolutamente di grande respiro. E in preparazione di prossima pubblicazione un volume sul recupero di Colle Mancio. E in questo volume diciamo che il supporto di conoscenze e di competenze culturali, di architettonici, di studio, di ricerca, è affidato ed è svolto essenzialmente da Monsignor Antonini. E proprio nella continuità di un'attenzione alla città e di un continuo, magari dialettico, apporto e contributo alla comprensione dei problemi e delle situazioni, ma fatte sull'onda di una competenza estrema che nel caso specifico dell'architettura sacra, il signor Antonini me lo consentirà, o se lo ritiene me lo perdonerà, adotta un criterio di lettura, oserei dire laico, nel senso di una competenza estrema in fatto di riscontri storici o di evoluzione progettuale e realizzativa dei monumenti sacri del territorio aquilano, ma ne dà una lettura in termini non funzionali, ma in termini fattuali, di realizzazione esaminata con l'occhio dell'esperto, del critico, del competente in fatto di architettura o di arte. E questo criterio viene fuori in modo lampante e di documentazione importantissima, perché sul lavoro sul Colle Maggio, perché Colle Maggio è il simbolo dell'Aquila e della cultura aquilana, ed è un simbolo, diciamo, per qualche aspetto non secondario, di carattere laico, appartiene alla cultura della città, non solo alla religiosità. E la storia che ne traccia Monsignor Antonini in questo libro in preparazione è veramente una summa della storia dell'Aquila e del valore che l'Aquila ha in campo storico, artistico, religioso. Grazie a lei. Grazie a te, Domenico, che hai messo tutto il cuore, tra l'altro, in questo percorso che costruisce anche i primi pilastri di una nuova economia della conoscenza, perché poi siamo qui anche per questo. Da 10 anni che cosa abbiamo imparato al terremoto? A curarci le ferite, a rialzare le case, a rialzare un pochino la testa, a mettere a posto gli oggetti, a ritrovare quello che si era rotto e a rimettere a posto un po' di cocci, non solo. Abbiamo imparato a guardare i nostri beni secondo una forma diversa. Ieri due turisti che erano qui di fronte, un signore, mi hanno molto colpito. Due signori, ritengo piemontesi probabilmente dall'accento, che si fermavano ad ammirare i portali dei nostri antichi palazzi del centro storico e valutarono la bellezza e l'unicità dei portali dei nostri palazzi nel centro storico, che sono una collezione, quella la prima che può capitare al visitatore, ma anche di scatto, una collezione architettonica che attraversa parecchi secoli. E il fatto che noi si comunichi attraverso questi luoghi, questi oggetti, questi momenti di una memoria individuale, di famiglie, collettive, eccetera, eccetera, è un aspetto straordinario. Commentavamo prima di entrare del delitto che è stato compiuto da Matrice nello spianare assolutamente il centro storico.
potrebbe anche essere una soluzione sotto un profilo tecnico, ma è un delitto distruggere e allontanare le pietre secolari che sono all'interno di una comunità. Quell'Aquila, fortunatamente per uomini straordinari, tutto questo non si è nemmeno immaginato per un attimo di spostare le nostre pietre delle nostre case, di togliere i punti di riferimento della nostra storia e della nostra esistenza. E l'opera che Monsignor Antonini sta facendo, secondo un filo logico personale estremamente corto, è quella di poterci aiutare a rimettere in fila le perle di una collana che si è rotta, no? Però pare che ce ne siano tante di perle, e questo è il dato, secondo me, nuovo di questa serata. Noi giorno per giorno riflettiamo su un singolo oggetto, no? Guardiamo una singola opera. Grazie all'opera di chi si dedica all'editoria, alla cultura, alla storia, alla ricerca, cominciamo a rimettere a posto, come ha detto giustamente Giovanna, l'album delle nostre fotografie domestiche. Cominciamo a ricostruire il senso della nostra esistenza. Un signore, tocca a lei, adesso, come dire, nella confidenza, se me lo consente, le passerei la parola, perché siamo tutti qui ad ascoltare il suo illustre pensiero. Prego. Allora, buonasera a tutti. Dato che quando parlo, mentre parlo, mi vengono in mente altre idee collaterali, da un po' di tempo preferisco scrivere l'intervento, per non allungare troppo. Siamo alle 6:15. Allora, prima di tutto la gratitudine. Anzitutto a voi, carissimi, che siete venuti, mi avete fatto l'onore, il piacere di venire a questo evento, quale nella cornice della Perdonanza 2019 riguarda la mia ultima fatica sull'Aquila e sulla sua architettura sacra. Viva gratitudine mia e degli aquilani va all'Associazione Forte di Bardia, che con l'impulso dato dal dottor Marco Zaccarelli con il dottor Massimo Alesi ha reso possibile finanziariamente anche sia l'organizzazione della mostra itinerante di opere di arte sacra aquilana dal XIII al XVI secolo, iniziata al Forte medesimo, sia il volume che mi è stato chiesto di redigere per accompagnare il catalogo della mostra medesima ed inquadrare le opere esposte nei loro originari spazi architettonici sacri di provenienza. Mi è stato ben sottolineato. La mostra, che a novembre inizierà a muoversi per l'Italia, lo speriamo molto, costituirà una ottima ambasciatrice per far conoscere un raggio molto più ampio dell'attuale l'Aquila e il suo territorio, rendendoli più appetibili turisticamente, il che è quel che tutti intensamente auspichiamo, costituendo l'arte, l'architettura, la grande sola risorsa per la ripresa della nostra economia, e questo l'ho sottolineato diverse volte. Ringrazio poi il Comitato della Perdonanza che ha voluto inserire la presentazione del libro predetto nel programma di questa Perdonanza 2019 e Massimo Alesi che ne sta monitorando così bene lo svolgimento. Ringrazio il Comune dell'Aquila, qui degnamente rappresentato dal suo efficiente e creativo vice sindaco, avvocato Raffaele Daniele, che ci ha accolti in questo storico palazzo da me già studiato e illustrato in un altro volume ed ha esposto concetti molto ben appropriati. Grazie. Un grazie speciale all'architetto e amico Maurizio D'Antonio, che è l'esponente aquilano oggi più autorevole in materia, anche perché è lui che sta seguendo i restauri più importanti
E meno male che c'è lui, perché adesso dovrei dire tante cose che ha scoperto lui, se non ci fosse stato l'unico, lui ha parlato della facciata laterale di San Domenico, se non ci fosse stato lui, questa facciata sarebbe rimasta come era, come l'avevano mortificata nel 700. Vedete sul volume la ricostruzione virtuale come sarà visibile dopo che il lavoro sarà finito. Ma ripeto, se non ci fosse stato lui, ma non solo per la facciata di San Domenico, per tante altre cose. Mi spiace che la invenzione, comunque, va bene. Quindi dico, l'esponente aquilano oggi più autorevole in materia per la suggestiva lezione di presentazione dei contenuti del volume, di cui ha colto ed evidenziato molto bene i cardini argomentativi e i punti salienti. Altro speciale grazie alla dottoressa Giovanna Di Matteo, anche lei membro della Commissione Diocesana per l'Arte Sacra e i Beni Culturali, che ha opportunamente delineato la linea che deve unire le opere esposte nella mostra, nella previsione che se ne fa in mostra o in museo, alla loro originaria scaturigine spirituale e spaziale e alla loro finalità devozionale. Un altro dico grazie all'editore Bertone per la passione che dimostra per la cultura e l'impegno a creare sempre prodotti di qualità, riconoscendogli anche infinita pazienza a fronte della pignoleria con la quale l'ho assediato nell'impaginazione della pubblicazione. Questa occasione, di questa pubblicazione, mi ha permesso di studiare due altre interessanti chiese del territorio aquilano, credo sconosciute a più, e di cui finora non avevo avuto modo di occuparmi, cioè San Sebastiano di Collimento di Lucoli e specialmente San Michele Arcangelo di Beffi, il cui santuario presbiteriale vedete riprodotto sulla copertina del libro, nel suo sfavillante apparato decorativo barocco. Per le chiese invece di cui mi ero occupato fin dal 1988, la Cattedrale, San Marco, Sant'Agostino e San Bernardino, mi è stato permesso di ripetere diversi concetti, ma anche di apportare alcuni aggiornamenti di interesse, come per San Bernardino gli elementi già menzionati dall'architetto D'Antonio e l'altra notizia segnalata per primo da lui, secondo la quale circa il cantiere di San Bernardino, quello dell'inizio, non il cantiere attuale, quello del quattrocentesco, la grande costruzione per dimezzare i tempi esecutivi fu fatta portare avanti dai committenti francescani da due distinte imprese contemporaneamente. I magistri cavenzi per la metà della chiesa verso l'ospedale Maggiore, cioè ad ovest, e i magistri lombardi per l'altra metà verso il convento, ad est. La sintesi che ho ridelineato dello sviluppo evolutivo dell'architettura sacra aquilana nel suo complesso, per contestualizzarvi le 13 chiese di provenienza e le 14 opere esposte alla mostra, conferma ampiamente quanto dedotto già nell'epilogo al mio secondo volume di Architettura religiosa aquilana del 1993, che cioè l'Aquila, se non fu un centro protagonista di creazione artistica, costituì però un importante, originale centro di assimilazione e rielaborazione artistica, assurgendo ad una tra le espressioni regionali più interessanti dell'arte italiana. La sua architettura non fu un epigono marginale e lontano, né un ripetere episodico e attardato, bensì parte integrante della storia dell'architettura italiana. La sua consistenza quantitativa, 99 chiese, ma poi ci sono una trentina di palazzi rinascimentali, poi quei barocchi, è una consistenza quantitativa veramente rilevante, e il suo coerente e lungo svilupparsi nel tempo
in una differenziazione tipologica e stilistica su contributi culturali, sia italiani che nord europei e persino medio orientali, la fanno una vicenda architettonica a sé, che al contempo esprime le fondamentali correnti artistiche e stilistiche italiane dal 200 al 900. Il frammento, insomma, che compendia il tutto, una cifra dell'intero. La vicenda architettonica aquilana visse dunque di ritmo proprio e pertanto, pur riflettendolo e incarnandolo sul posto, essa non fu pedissequa dello sviluppo artistico italiano. Fondamentalmente, avendo carattere più recettivo e rielaborativo, come detto, seguì a qualche lustro di distanza i centri pilota artistici della penisola. Però questo avvenne anche per altre importanti città italiane. E poi ebbe un ritmo evolutivo a volte anche autonomo. Lo dimostrano temi come la tipica facciata quadrangolare, che è non attardata su stilemi tradizionali romanici come si ripete, ma è consapevole superamento del verticalismo gotico, costituendo una delle prime emersioni artistiche nell'Italia trecentesca dello spirito umanistico rinascimentale sopraggiungente. Autonoma è anche quell'autentica sperimentazione architettonica sugli interni di chiese verificatasi all'Aquila nel secondo Quattrocento e nel Cinquecento, che al contrario che nella scultura e nell'architettura civile, dove recepisce in pieno il Rinascimento, nella configurazione di edifici sacri nuovi rifiuta l'ordine architettonico classico pagano di paraste, pilastrate, trabeazioni, cornicioni e porte lunettate, per tentare spazi cultuali sui generis, come San Bernardino, Santa Maria del Soccorso, la Misericordia. E un terzo elemento autonomo, d'estremo interesse, è stata l'Aquila di inizio Settecento, quale campo di sperimentazione della cosiddetta Arcadia architettonica di Carlo Fontana e seguaci, chiamati fin dal 1705 dai committenti aquilani per la ricostruzione post-sismica settecentesca e che soltanto 20-30 anni dopo l'hanno adottata a Roma. Bene, carissimi, oggi con i plurimi pregevolissimi elementi architettonici, scultorei, storici, medievali e rinascimentali, che stanno venendo fuori dai lavori di recupero sia nelle architetture civili che in quelli religiosi, occultati dalla precedente ricostruzione post-sismica, e in questo, come detto, proprio l'attenta, amorosa opera dell'architetto D'Antonio si è configurata provvidenziale. L'Aquila ne uscirà molto più bella di prima, un gioiello, ha detto Gianni Morandi. La bellezza del resto informò programmaticamente la stessa fondazione della città, come risulta dal nostro Buccio di Ranallo, il quale nel 300 annotò: gridaro tutti insieme, la città facciamo bella, che nulla nell'oregame non si apparecchie ad essa. E per la venuta del duca di Calabria Carlo nel 1328, lo duca stava in Aquila con gran cavalleria, disse che questa terra volentero vuole veder via, se era così bella come ad lui si dicia. Nel 300. La chiesa, naturalmente, è lietissima di aver offerto a tale bellezza, grazie ai suoi valori spirituali cristiani, ispiratori degli artisti, il contributo di architettura e di arte che, lo si voglia o no, è preponderante nel patrimonio architettonico-artistico che arricchisce la città e il suo territorio. La riprogrammazione economica, infrastrutturale ed edilizia deve mirare però a far tornare le nuove generazioni dalla passiva mentalità di renta a quella mercantile,
imprenditoriale e creativa dell'Aquila dei secoli XIII-XVI, di cui le 14 opere della mostra sono ammirevoli testimonianze. Occorre che la nostra gente e i suoi operatori economici imparino a fare più turismo, acquisendo quella cultura all'apertura all'altro e all'accoglienza indispensabile per la riconversione al turismo dell'economia di base dell'Abruzzo aquilano. Grazie. Ringraziamo Monsignor Antonini per le sue parole, come sempre chiare e nette, e che contengono ovviamente il passo successivo, perché ogni passaggio di ascolto di Monsignor Antonini, che sia pubblico o privato, contiene uno stimolo a fare, no? Che è quello che ci serve, insomma, quello che ci occorre, che occorre alla nostra comunità in questo momento. È stata molto bella questa serata e ringrazio tutti i presenti per essere stati qui con noi, aver dedicato questo tempo alla Rettoranza Celestiniana. Mi fa piacere citare questa sera, è un aggiornamento di poche ore fa, che questa mostra che ha ispirato, come dire, in questo momento, questo bel momento culturale, ha raggiunto quasi i 5.500 visitatori fino ad oggi. Permettetemi, paganti, visto che da queste parti si fa tanto dibattito sul biglietto, no, è uno scherzo, nel senso che è la realtà. Ci fa tanto piacere che le nostre opere, che Monsignore ha identificato con chiarezza, si trovino lungo quel percorso, esattamente al porto della Francigena, che ovviamente Celestino V percorse nel suo lungo viaggio di andare e ritorno da Lione. E con questo auspicio che il viaggio sia solo all'inizio, grazie a tutti e buona perdonanza per i prossimi giorni. Bene.